eccoci con un nuovo video assaggio slash recensione. Direi di iniziare subito. Abbiamo più snack dolci rispetto a quelli salati. Mi spaventa tutto a me. Veramente tutto. Kit Kat? Ok. Questo è birthday cake. Okay. Abbiamo preso tutti i prodotti, la maggior parte che vedete in questo video, sì, sono tutti stati presi da GR America. Tutti? Sì, sì. Sì. Anche i baci? Sì. No. No. I baci da Sweet Ben. Le vuoi? Sì, sì. Domani. Hai detto che è stato di compleanno? Sì, per dei cake. Che carino. Proprio il burro. Cioè, sì. Vai. Potrebbe di mangiare. No, va. Però non è nelle mie corde. Delizioso. Cioè, è proprio burroso, però sembra proprio quella torta di compleanno, tipo pan di Spagna con gli Smarties. Mi dà proprio quell'idea, quindi ci sta, alla fine rispecchia il gusto. Esatto. Ci sta, voto secondo me 6, 5 e mezzo, 6. No, no, la sufficienza, dai, okay. Ci sta. Niente di particolare. Io direi di bere, di perché già passiamo male. Io direi di continuare con il dolce. Ok. E poi ci spostiamo al salato, perché ho paura che il salato è troppo forte e ci va a camuffare tutti i sapori. Allora, li prendo insieme. Esatto. Perché facciamo un confronto. Ho un capello appeso qua. Ok. Baci Perugina. Non so perché, chissà perché sono usciti in questo periodo. Vabbè. Allora, gusto quello in alto e gusto amaretto. Questo in basso invece è caffè. Caffè. Spero si veda qualcosa. Inizierei dall'amaretto. Ok. Che a te non è che fa impazzire. Io non è che mi piace. Oddio, a me proprio il bacio in generale. Cioè, preferisco più un bacio aereo che di cioccolato. Questo sta proprio male comunque. Cioè, il bacio. Io non la riesco proprio a recuperare. Aiutatemi, vi prego. Cioè, io il bacio Perugina non. Non mi piace, cioè, non sono una fan del bacio Perugina. Allora. Assaggiamo prima mani. Piccoli. Ce li dividiamo. Allora, la mia frase che uscirà è questa della maletta e tu è quella del caffè. Va bene. Quindi, ma che cos'è? Ma che cos'è? Cioccolato fondente. Sempre più piccoli. Allora, leggiamo la frase. Ti auguro di sentire la tua canzone preferita proprio quando ne hai bisogno. Ok. L'odore è quello del bacio. Normale, vai. Sta amaretto però. Che non si sentirà sicuramente. Mi sento. Mi sento proprio la mandorla. Però non è male. Però sai, avrebbe preso il latte. Dai. Il mio problema non è il cioccolato. È l'amaretto. Però rispecchia proprio il gusto. Cioè, c'è scritto amaretto. Aspettate proprio l'amaretto, quelli là tipo di Matilde Vincenzi, proprio in quella confezione che ci sono tutti quegli amaretti, cioè sembra proprio di stare a mangiare quello. A me non piace personalmente, però no. Si sente proprio quella vena liquorosa. Mandorla, orzata. Non è male, non è male. Poi scegliamo il preferito? Esatto. Poi? Oh, che carino, caffè! Però caffè. Devo bere. L'apri tuo? Qua, proprio. No raga, il pack è bellissimo. Che poi neanche a fare la posta, sul mio non c'erano le stelline o c'erano le stelline? C'erano. Però non si vedevano. Questo è proprio valorizzato. Oddio, guarda l'odore! Caffeino. Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. Ok.
Ok, Seneca. Orrenda. Vabbè, ci sta. Mamma mia, tantissimo il caffè. Qua stasera non si dormirà. Meno male. Mi sto già svenendo. Non me non piace, perché a me non piacciono. Le cose con il caffè. Ma maletto. Tutti e due bocciati. Cioè, no, bocciati. Dai, la cosa così in Spagna. Vabbè. Io ho mangiato con più piacere quello alla merletto che questo al caffè. Per me è il contrario. Ma lo sai perché? A parte che a me non piacciono le cose al caffè, cioè deve essere davvero molto lieve. Però devo dire che tutti e due sono promossi. Infatti questo volevo dire, allora, cioè tutti e due sono molto, sono buoni, sono fatti bene, non sono pesanti, sono fatti molto bene. Assolutamente. Quindi poi va a gusto personale. Io tra i due, se dovessi proprio scegliere, io sceglierei caffè, ma perché l'amaretto a me non piace, cioè il retrogusto di mandorla non piace. Quindi io tra i due sceglierei caffè, ma io non sono un amante del caffè, delle cose fatte col caffè. No, però quindi... è buono, però è un caffè molto acceso, cioè sì. Sembra proprio il pocket, cioè... Io lo sai mentre mangiavamo che... Immagina che se facessero tipo qualcosa col cocco, un cioccolato bianco cocco... Wow. Io sono team amaretto. Perché non piace il caffè, proprio così. Però sono molto buoni, è sì, particolare entrambi. Se vi piacciono questi gusti, noi ve li consigliamo. Mi piace che alla fine non ha perso il gusto del bacio. Cioè, si sente che ti stiamo mandando il bacio per Gina. Cioè, quindi, bravi. Ok, passiamo alle ultime due cose che sono salate. Ho paurissima. Iniziamo. Sono arrivate così. Allora, queste sono... Che marchio qual è? McCoy's, The Real McCoy's Thai Sweet Chicken, quindi sempre qualcosa di speziato sicuramente. Lo dice qui? No, va bene. Stasera comunque stasera un Gaviscon per forza, perché qua ci viene una cosa tra poco. Non sono rotte, no, però è una buona speziata. Oh, non sono rotte, buone queste. Le ultime parole famose. Non senti il lime? Il lime. E sento anche una nota dolciastra. Ma come l'hanno fatto a non rompersi? Sono molto resistenti, molto croccanti. Il pacchetto si è gonfiato. Buonissime. Si sente il lime, poi c'è una vena un po' più delicata, dolciastra. Un bel mix, eh? Questa una tira l'altra. Buonissime. È un po' piccantino, ma una nota. Mi piace proprio la croccantezza. Esatto. Consigliate anche perché McCoy's è un marchio conosciuto. Un bel 7. Sì, 7 meritato. Ci sta. Copia della Lays, perché è lo stesso marchio. Però, cioè lo stesso logo, però è Walkers. Questa è Supreme Pone Prone Cocktail, quindi sarebbe... stava scritto qua gusto di cocktail di gamberi. Io felicissima. Cioè lo fa apposta, lo penso. Non sento niente. No, si sente la salsa rosa tipo. Cosa devo andare a mettere? Vediamo. Salsa rosa. Gamberi non si sentono. Non mi piacciono queste patatine acide.
Sono un po' aspre. Salsa rosa. Gambero con il limone. Buonissime. Wow. Non ci mette il gambero. Proprio salsa rosa. Questa è la salsa per accompagnare, capito? Esatto, quella là rosa. Salsa rosa. Un po' acidina. Buona. Avevo paura, ma questo è il video migliore, posso dirlo. Allora. Wow, ci è andata bene. Voto 9. 8 e mezzo. Ok, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!